start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Inculinati, un gioco dal nome curioso che avevamo già fatto 2 anni fa. Era una ultra beta, una demo, insomma, c'era solo il tutorial. Ora esce il 31 di gennaio, non so ancora dirvi il prezzo. Uscirà in Early Access per almeno un anno. Arriveranno nuovi personaggi nel corso di quest'anno. C'è già una roadmap consultabile da Steam. Il gioco è disponibile anche su Game Pass se avete l'abbonamento o per PC o per Xbox. Diciamo che lo avevamo già fatto nel 2020, mi pare, nell'agosto del 2020. Comunque possiamo iniziare una nuova partita. La iniziamo, creiamo il nostro personaggio. Ce ne sono 3 disponibili: lo svitato, la birraio e il mugnaio. Facciamo il mugnaio. Possiamo scegliere, vedete, delle creature che sono le nostre evocazioni. Poi vi spiegherò man mano in che cosa consiste. Però per sbloccare quelle successive servirà via via sempre più prestigio. Io adesso prendo i cani, che sono molto belli da vedere. E abbiamo delle mani, azioni mano. Perché? In sintesi, noi è un gioco basato sull'inchiostro, sulla storia medievale, con i vecchi scrivani, insomma, che scrivono le storie. E ogni turno è definito capitolo e ci sono delle azioni che comportano attacchi, difese, preghiere da parte dei nostri, ma anche delle azioni di mano dovute alla spinta, che possono far uscire dal foglio l'avversario e quindi farlo morire. E qui credo sia una mano di cura, sì, infatti guarigione, mentre normalmente questo è uno schiaffo che fa un danno. Abbiamo un talento, mani consacrate, le azioni di mano aumentano il livello dell'aureola di 1, e tra l'altro non era neanche tradotto in italiano quando l'abbiamo provato, quindi inseriamo qui il nome è... ah, mannaggia, è proprio alla... me lo fa scrivere, è proprio... va bene, iniziamo la partita. Abbiamo le nostre bestie, le nostre azioni di mano, e vedete che hanno un costo in inchiostro, ma iniziamo subito. Ve lo faccio vedere giusto così perché questo è un video extra, quindi c'è l'inizio della campagna. Oggi passare al tuo esame finale, scontro con cosa devo fare, seleziona semplicemente il pulsante scontro, ok, d'accordo, quindi, ok, sfidiamo un avversario a duello. Apocalisse è un'altra cosa importante che adesso vi spiegherò, e anche l'inchiostro, pioggerellina d'inchiostro. Allora, in sintesi, noi ogni... vabbè, l'inizio ve lo faccio vedere, così giusto magari vi viene la curiosità poi di acquistare il gioco. Incontrare varie bestie e... ok, se vedi una bestia, un elemento che non riconosci, usa i suggerimenti. Perfetto, usa il tasto assegnato per scoprire... ok, allora praticamente noi abbiamo delle creature che possiamo evocare a ogni turno, ma abbiamo anche degli ostacoli davanti a noi, che sono questi. Allora, noi possiamo praticamente evocare a costo di 5 il cane, che può fare un attacco adiacente, e lo possiamo mettere qui. Poi possiamo evocare anche un arciere. No, evochiamo questo, dai. Vedete la mano che lo disegna? La mano ha più o meno l'armatura, dipende da che personaggio abbiamo. Possiamo evocare anche, appunto, dicevo, l'arciere. Lo mettiamo qui. L'arciere può attaccare, perché poi il campo di battaglia potrebbe prendere anche più piani. Può prendere, vedete, tutta l'area intorno, mentre la spada avvicinato, invece la lancia 2 caselle. Abbiamo un problema, abbiamo questi oggetti qui che ci impediscono di muoverci, quindi possiamo andare a fare la spinta e possiamo spingerla via, vedete? E questo è utile anche per spingere avversari fuori dal campo di battaglia. Adesso, tutto questo, vediamo, non possiamo farlo ovviamente su questo, perché ovviamente non è vicino, non è nella nostra raggio d'azione. Bene.
Perfetto. No, non possiamo fare nient'altro perché possiamo solo andare avanti, immagino, perché non c'è più nulla da fare. Schiacciamo un pisolino e la sfida va avanti. Vi dicevo prima che un tot numero di capitoli compariranno o delle goccioline di inchiostro sparse per la mappa, oppure, beh, questo ci ha fatto un botto di danno, ci ha quasi ammazzato, e ci forniranno, allora, queste macchioline qui, ogni turno abbiamo un più 6, cioè un più 3 mi pare, ma se abbiamo un'unità ferma su una gocciolina di inchiostro, rigeneriamo più inchiostro per quel turno lì, mentre ogni tot turni potrebbe comparire ai margini una fiamma dell'inferno, insomma dell'apocalisse, e quando noi sfidiamo normalmente un avversario, noi siamo questo, no? Siamo indie. L'avversario è generalmente dalla parte opposta e dobbiamo tenerlo spostato, onde evitare che il turno successivo, quando la fiamma si sprigiona, lui muore. E quindi dobbiamo spostarci sempre più avanti, il campo di battaglia si riduce sempre di più. Ma può essere anche un'arma a nostro favore, perché se noi spingiamo l'avversario dentro la fiamma che si è formata in fondo, lui muore e noi vinciamo. Così come se non c'è il fuoco, ci avviciniamo all'avversario e lo spingiamo fuori. Fine. Allora, l'arco ha un grande problema, che è quello che non può attaccare a distanza ravvicinata. Però posso spostarlo, vedete, se lo muovo sulle zone verdi, tecnicamente potrebbe ancora attaccare. Credo. Infatti, no. No, mannaggia, non può attaccare. Peccato. Questo invece? Sì, no, va bene così. Niente. Abbiamo bruciato la nostra mossa, perché potevamo muovere solo una pedina soltanto. Peccato. Spingi. Posso spingere questo di là e questo giù. Posso? Eh no, prossimo turno magari. Dormiamo, va, vediamo, tanto qua finisce malissimo. Ne arriva un'altra. Vedete che questo si sta muovendo addosso a questo perché gli impedisce di venire avanti, credo. Ora, questo potrebbe muoversi qui e attaccare lui, ma noi possiamo fare una cosa più saggia e prendere questo. Ah no, sta dormendo. Prendiamo questo. E lo possiamo far attaccare? No, perché può attaccare solo questo. Niente, lo facciamo muovere qui e tecnicamente dovremmo poter attaccare. E vedete che compare questa barra qui che ci fa fermare entro un tot tempo, facendogli danno. Perfetto, gli abbiamo fatto un bel danno. Abbiamo molto bene, abbiamo dell'inchiostro, parecchio inchiostro. Inizio a mettere questo qui. Perché così non ci attaccano direttamente, perché una volta che ci uccidono il nostro omino qui, noi abbiamo perso. Ora dormono tutti, quindi direi che passiamo il turno e guadagniamo più uno d'inchiostro. Le nostre creature possono essere messe anche a pregare. Ci sono determinate situazioni in cui una pedina può attaccare una volta evocata. Ha fatto una cagata. Ma non è questo il caso quando lui prega. Quindi lo possiamo mettere a pregare, vedete? Fornisce un'aureola, rende il bersaglio inamovibile, quindi può essere, non può essere attaccato e comunque non può essere spinto via, che è molto utile come cosa. Allora, adesso noi potremmo, facendo questo gesto qui, la mannaia, no, preghiera, spingi, no, io prendendo lui posso dare uno schiaffo a questa. E perde inchiostro. Quando una creatura muore, perde inchiostro. Ora, abbiamo già fatto la nostra mossa, quindi teoricamente possiamo forse solo spingerla. Spingiamo questo via. E finisce in fondo. Perfetto. E questo non lo possiamo muovere. Mannaggia, abbiamo perso il turno. Vabbè. E ritorna avanti. E si riconquista. E ci fa anche ci dà anche una bella botta. Peccato, adesso vediamo se riusciamo a sistemare la situazione. No, però io potrei. Vediamo un attimo, dormono tutti. Questo può fare danno a questo. Sì, dai, dimmi che può. Tu puoi fare danno a lui?
Allora. Fino a 6 caselle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, può attaccarlo. Ma non lo fa, perché? Perché ha degli ostacoli davanti. Mamma mia. E se dessimo una spinta adesso qua rischiamo, ma vediamo. Mi dà fastidio sta visuale perché mi dà proprio. Non possiamo neanche fare questo, possiamo spingere a questo, ma qua abbiamo un impedimento, io credo. Questo non può. Ci serviva un lanciere. Adesso lui si muove qui. Scusa, puoi muoverti qui? Puoi attaccare? Sì. Ok. Ok, e salviamo il nostro amico. Lui potrebbe attaccare, ma potrebbe anche muoversi indietro. No, ci muoviamo qui e gli facciamo andare una bella botta con la spada. Vedete, se noi centriamo il teschio, vinciamo. No! Peccato, 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 peccato. Lui non può fare niente. Devo ancora capire bene le meccaniche. Allora, il capitolo è finito. Credo. No, può ancora muoversi lui, ma non può fare granché. Quindi lo spostiamo qui in modo da tenerlo libero. Possiamo farlo attaccare questa in modo da distruggerla e non avere impedimenti. Ma sì, dai. È più un puzzle che una sfida questa, ma rispetto a quello che vi fa fare il tutorial. Ora abbiamo finito capitolo 4. Pioggia d'inchiostro, ok, abbiamo un bel po' d'inchiostro, potremmo evocare anche altre creature. Adesso perdiamo la partita però perché ci fanno una marea di danno e perdiamo. Mannaggia me. Mannaggia me. Peccato, peccato davvero. Perché me lo sono giocata proprio male. Vabbè, rivincita. Via, cerchiamo di farla meglio stavolta, a sto giro. Ok, quindi lanciere qui. E lanciere qui. Poi lui potrebbe fare dare uno schiaffo a questo. No, non può. Possiamo fargli spingere questa cosa in là. No, fatemi spingere. In a destra questo, sì. Perfetto. E gli facciamo spingere questo di là, così liberiamo un po' il campo. E basta, non possiamo fare altro, credo. Possiamo dare una sberla, ma possiamo darla. Forse sì, possiamo darla a uno di questi. Possiamo darla a questo. Perfetto. E questo è molto utile, vabbè, lasciare queste cose sul. Adesso qua non vedo un altro avversario. Che siamo noi, ad esempio, no, non lo vediamo, non c'è probabilmente in questa sfida, ma è diciamo pericoloso perché ci vanno sopra gli avversari e poi gli avversari perdono, prendono l'inchiostro, scusate, e non è bello. Allora, bisogna fare veloce perché il tempo è limitato, molto limitato. Ok. Adesso questo ci farà danno. Ci ha ucciso un arciere, tuttavia possiamo evocarne un altro. Sì, perché abbiamo abbastanza punti. Io metto un arciere qui per difendere, uno spadaccino lì per difendere. Lui teoricamente potrebbe attaccare. No, non possiamo ovviamente perché abbiamo già mosso. E quindi non c'è nessun tipo di attacco. Possiamo spingere delle creature indietro. Quindi possiamo spingere a sinistra o a destra. Spingiamo questo indietro che mi dà molto fastidio. E spingiamo a destra questo. Così guadagniamo tempo. No, non possiamo. No, non si può. Passiamo il turno. Ok, adesso possiamo attaccare. Attacchiamo lui. Con 5 danni. Perfetto.
Ne restano solo due. E dormono tutti. E manca l'acciere, però. Non ricordare che l'acciere manca. Allora, teoricamente, lui adesso può far danno direttamente a noi. E questo è un male. Tuttavia, possiamo dargli magari una schiacciatina qui. Perfetto. E questo... No, non possiamo selezionare un'altra bestia. Però possiamo spingere questo di là. No, non si può. Spingiamo questo a sinistra, questo a destra. No, non si può fare niente di tutto questo. Passiamo il turno. Ci attacca alle spalle, ci fa anche un sacco male. Possiamo prendere lui e fargli... Attacca entrambe le caselle, no. Prega, spingi. Possiamo spingerlo, ma... No, dai. Lo attacchiamo, abbiamo vinto, a parte. Perfetto, questa volta è andata meglio, decisamente meglio. Abbiamo battuto questo tizio qui, che tra l'altro non era uno, un inculinati come noi. Che è appunto il mix tra Inc, inchiostro, e illuminati. Che in Italia non rende, diciamo, questo gioco di parole, però... Il gioco è senz'altro interessante... prendo oro, prendo prestigio, ricordiamo 200, 300 e multipli poi di 50, troveremo delle creature nuove da poter evocare e la sfida continua andando avanti poi per finire questo livello qua. Non so quanti livelli ci siano onestamente perché sarà in early access, quindi qua ci sono degli intermezzi dove si possono comprare oggetti, quindi magari non è neanche finito qui, probabilmente andrà avanti. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo gioco e alla prossima. Ciao ciao.